Questa domanda, alla quale chiedo subito scusa se sarò un lettore disattento, e spero di non aver preso troppo il suo messaggio. Innanzitutto un grazie sentito a Comunica Stressardo, un grazie sentito al professor Carmelo Meazza e un grazie molto sentito ai colleghi, amici Giuseppe Pintus e Federico Filas che mi hanno proposto per di leggere il libro del professor Donà e di aprire questa serie con le riflessioni. Innanzitutto devo confessare che è disagevole per il giurista affrontare il problema dell'acqua in una prospettiva che è sostanzialmente quella di un cultore del diritto positivo e segnatamente di un cultore del diritto privato. Nel momento in cui il giusto privatista ha a che fare con l'acqua, ha a che fare con i servitù prediali, quindi con i servitù di stipicidio, di scoglia, acquedotto, con le distanze di pozzi e cisterne, con i modi di acquisto della proprietà in virtù dell'acqua, lo scorrere dell'acqua che ci rende per l'appunto proprietà della terra, con la lumia della funzione. Quindi il giusto privatista ha a che fare con l'acqua per liti condominiali, beni di vicinato e contese rurali. Per fortuna non ci fermiamo a questo, perché sicuramente la rozza materia legislativa, in cui il senso pratico sconta la sua povertà rispetto alla costruzione teorica del regola normale, riceve una vivificazione in base, come appunto, a una riflessione molto interessante, che è quella dell'acqua come bene comune. Una riflessione che si avvale certamente una prospettiva filosofica, ma che ha anche una sua traduzione normativa nella prospettiva di Stefano Rodotà. Stefano Rodotà ci ha insegnato, ne ha parlato qualche giorno fa proprio con il professor Campillo, si ricorderà, che l'acqua può essere vista come un bene comune, cioè sottrarre l'acqua in virtù della sua costitutività della persona umana, come ha puntualmente indicato il professor Donà. L'acqua è la maggior parte, diciamo, del corpo umano, costituisce la gran parte del corpo umano. Non come dice Di Maio, però. No, infatti ho citato Donà che non manca. Dicevo però appunto che in virtù della sua costitutività della persona umana l'acqua è sottratta alla dicotomia beni pubblici e beni privati. L'acqua non è solo un bene demaniale, non è solo un bene privato, ma può essere un bene ad uso comune, bene comune o bene privato ad uso comune. Significa che chiunque, in caso di necessità, adesso banalizzo un po' questa riflessione, potrebbe per l'appunto essere legittimato ad utilizzare l'acqua. Questa riflessione che Rodotà è senz'altro approfondita, ma oggi forse sconta una commistione scarsamente funzionale tra l'eleganza teorica e l'appagamento ideologico. Quindi ancora sul punto noi giuristi e noi giusprivatisti dobbiamo riflettere sull'acqua per l'appunto come bene comune. Leggere con occhi profani il libro di Massimo Donà, come io ho tentato di fare. Innanzitutto il lettore è reso partecipe di molteplici suggestioni che appartengono al patrimonio culturale comune proprio perché l'acqua è oggetto di interesse comune. Quindi abbiamo riferimenti nel testo al mito di Narciso o a Talete, a Melville e Conrad. Questi suggestioni, questi suggerimenti sono elaborati in un organico fluire, visto che si tratta di acqua, possiamo utilizzare questo termine, che non è finalizzato, attenzione, una fascinazione concettuosa. Cioè certamente noi siamo assolutamente stimolati nella riflessione degli accostamenti che la professor Donà ci ha proposto. Però questi accostamenti sono per l'appunto funzionali alla cattura del proprio della acquaticità, utilizzo un lemma che il professore ha proposto nel testo. L'acqua è il primo elemento col quale l'essere umano ha a che fare nella vita per andare, siamo per appunto immersi in liquido amniotico, lo sappiamo tutti, è quasi banale ripeterlo, non abbiamo a che fare con l'aria, con la terra, col fuoco, ma abbiamo a che fare subito con l'acqua. Allora, tra le riflessioni che costituiscono i vari nuclei, che quasi si sedimentano attorno, diciamo, a un centro, visto che il centro è poi oggetto della riflessione del testo, vorrei innanzitutto segnalare l'acqua come per l'appunto essenza. La descrizione del rapporto acqua-essenza viene ripercorsa tramite per l'appunto l'opera d'arte. Si dice che, testo, c'è un indeterminatissimo apparire, c'è un puro indeterminatissimo apparire, c'è una radicale superficialità, c'è un'interpretazione che deve essere segnata e redatta sulla quale il professore sicuramente vorrà intrattenerci. L'acqua partecipa di questa radicale superficialità in virtù della sua sempre ingannevole trasparenza. Quindi, e qua cito le parole del professore, il massimamente esteriore dell'arte è ingannevole in quanto lascia vedere oltre, ma mai in modo univocamente determinato, così come l'acqua riflette in forma sempre rovesciata
ma pure esteriorità, e qua l'esempio del bastone calcio dell'acqua chiarisce però appunto questa riflessione del professore. Faccio un brevissimo accenno perché sono sicuro che, vista anche l'oggetto della Summer School, qua ci sarà un maggiore approfondimento. Al dualismo per acqua spirituale, acqua spirituale e acqua materiale, che viene esemplificato nel battesimo. Ancora, l'intrinseca contraddittorietà dell'acqua, che è cifra di una salutare veritas ed è simbolo di moderazione da un lato, in quanto per appunto tempera il vino, o stempera il vino. E anche però potenza distruttrice e costruttiva dall'altro, e fa riferimento allo tsunami, a me è venuto in mente come profilo costruttivo dell'acqua e un avvento che si faceva sul fiume Stige, che era vincolante per l'appunto anche per gli dei. Quindi l'acqua con la sua potenza costruttiva e non solo distruttiva. Viene inoltre evocata la relazione tra acqua e tempo. Qua professore, io ho letto le primissime pagine del suo lavoro e sono stato catturato da questa citazione, che avrebbe saputo unire tempo ed acqua in maniera straordinariamente efficace sarebbe stato il genio montano, che nelle lontane scaglie di mare riconosce addirittura il niente, il solo che forse ce ne sta ancora ad ascoltare. Ecco qua, se lei volesse spendere poi un po' di parole per capirci questo aspetto, sarebbe senz'altro, diciamo, per me e per chi ci ascolta molto proficuo. Mi pare però che sia centrale nella riflessione dell'autore la tematica dell'estetica dell'acqua. Cioè, qua dice che l'acqua è una, l'arte e l'acqua sono unite in modo tale che l'artista e il poeta è il solo al quale viene concesso di rivolgersi all'acqua, come ciò che gli riposta il principio del suo perfettamente tragico scorrere. E questa tragicità dello scorrere è un profilo che poi riprenderò in due spunti che mi sono permesso appunto di stilare e di proporre al dibattito. L'opera d'arte, quindi, come tecnicamente producibile, partecipa insieme all'acqua della indeterminatezza. E questa indeterminatezza, forse, per l'appunto, è la cifra più autentica e dell'arte e dell'acqua stessa. Allora, concludo, diciamo, questa breve presentazione con due spunti di riflessione. Primo spunto, l'acqua è un fattore di perdita della propria identità? Mi rifaccio qua, per esempio, al mito di Ermacolite Salmace. Lei ha preso in considerazione il fatto che nell'acqua abbiamo spesso per l'appunto la correlazione tra fonti, fiumi e divinità. Le divinità non sono se non diciamo sostanziazioni di profili dell'acqua. Allora, se Salmace fa perdere l'identità ad Ermacolite, Ermacolite maledice la fonte nella quale si è bagnato, e dice che chiunque si bagnerà in seguito comunque perderà la divinità, allora l'acqua è fonte di perdita, in questo caso fattore di perdita la propria identità. Pensiamo a Scilla che si bagna per l'appunto nelle acque e da bellissima fanciulla si trasforma in un mostro orribile. Ma ancora la fontana della giovinezza e anche il fiume dell'oblio sono fattori di perdita dell'identità. La giovinezza ci restituisce un passato che ci fa perdere la nostra esperienza, così come anche l'oblio nella dimenticanza ci fa essere ormai diversi rispetto a quelli che siamo. E infine, siccome il professore più volte fa riferimento alla fermezza dell'acqua e al suo invece fluire di riposo, diciamo che la fermezza corporea dell'acqua conduce alla corruzione. Non solo l'acqua ferma che ristagna, ma anche l'acqua che ristagna nel corpo. Cioè, quando si parla di sete, la sete è un'esigenza di movimento, di qualcosa che scorre e che procede. Tanto è vero che, al XIII dell'inferno, abbiamo l'idropesi di Mastro Adamo, il quale l'acqua del corpo che ristagna e che però non estingue la sua sete, che si rappresenta figurativamente nell'opera dell'Epico, che sono rivolto con nessuno di noi, come tutti sappiamo. Quindi si è parlato del tragico scorrere dell'acqua, ma come ben riferito nel testo, forse la tragica fermezza è ancora più terribile. Lo scorrere in qualcosa travolgente può essere certamente positivo, basti pensare al fiumi Alfeo e Peneo, che deviati da Erte gli consentono di ripulire le stalle di Augia in una giornata sostanzialmente. Però è anche distruttivo, ma la fermezza può avere valori positivi, basta pensare ai bacini ai quali però appunto si attinge l'acqua che ci serve per la quotidianità. Professore, lascio lei la parola. Grazie, posso andare? Tutto. Grazie per questa bellissima presentazione esaustiva. Grazie.
grazie, anche io ringrazio perché non l'ho mai fatto, perché non ho mai parlato, anzi ho sempre parlato, ma a Bamber. Ringrazio, beh, Federico Piras, bravo per accettarlo, però nessuno l'ha citato. Federico Piras, no, bravo Federico Piras. Giuseppe Pintus, senza di cui non saremmo nulla. Anzi. Il regista di questa grandiosa merito. E poi volevo, prima di parlare dell'acqua, perché bisogna berla prima, però vabbè, comunque, prima di parlare dell'acqua volevo dire che mi è piaciuta molto questo inserimento nuovo in questa compagine che ormai si sta costruendo tra tre poli universitari di Sofia, perché è un evento fondamentale. Sarà acqua vivificatrice, penso, per il nostro gruppo, e che potrà dare un senso diverso a questo rapporto sempre problematico, troppo problematico, tra filosofia e teologia negli anni passati. Qualcosa potrà accadere, ma non voglio fare il profeta, anche se lo sono, ma non importa. No, scherzo, che sono stanco, siamo tutti stanchi. Anche Leonardo abbiamo sorriso sull'acqua dopo Trinità. Però vabbè, parliamo un po' dell'acqua, dai. Allora, l'acqua, quante cose si possono dire sull'acqua? Tantissime. Io ne vedo alcune qua in questo libretto, perché poi ho anche ricevuto delle belle mail di complimenti. Oh, mai mi era successo, col vino zero. Con l'acqua finalmente mi sono un po' ripreso dalla sporca di 4 lire sul vino, e ho detto, gente che ha detto che bello questo libro. Ho fatto la pulizia del fondamento, il tempo della verità, zero. La dell'acqua, che bello questo libro. E poi qualche, non faccio i nomi perché intellettuale anche di grido, mi ha detto, ah, bellissimo, però potevi citare anche questo, quest'altro, capito? Sì, facevo l'enciclopedia dell'acqua, capito? È una scelta, ci sono alcune delle tantissime cose, perché l'acqua è uno degli elementi più presenti nella cultura mondiale, dell'umanità. Noi che ci diciamo filosofi, e sappiamo tutti che il primo anno di scuola superiore che si fa filosofia, il primo filosofo è Taleb. Mi chiedo, ma non è, non sono filosofi quelli. Vabbè. Comunque Taleb dice che l'archè è acqua. E sai che tutto nasce lì, ammesso che siano filosofi. Tutto è acqua, e cerchiamo di capire perché. Sappiamo tutti che i cosiddetti naturalisti in realtà non erano, qualcuno dice così, naturalisti, però sono grandi metafore, grandi simboli d'acqua. Ma perché l'acqua? Perché Talete può vedere nell'acqua la grande metafora del principio di tutto. Sì, banalmente, l'ho già detto, anche io l'ho detto perché si può fare meno. Siamo fatti in buona parte di acqua. L'acqua è l'elemento essenziale, vivificatrice di tutto. L'acqua è in qualche modo ciò che rimanda come tale all'idea della fonte. L'acqua sgorga sempre da una fonte. Il vino non sgorga da una fonte. Il vino dobbiamo farlo. L'acqua sgorga dalla fonte. In qualche modo la nostra sete, che abbiamo tante in questi giorni, è anche metafora di questa insopprimibile nostalgia di una fonte da cui veniamo, da cui sentiamo venire, no? Il nostro gesto banale, bene, in fondo rappresenta anche questo richiamo. Ma dire fonte, cos'è? A cosa alludiamo quando parliamo della fonte? E qui
ci addentriamo anche in zone pericolose, in zone in cui la Trinità può aprire le orecchie. Cosa stai dicendo? Perché la fonte, la che l'origine. In qualche modo noi abbiamo una nostalgia, ma sappiamo benissimo che l'origine, concetto così, che ha dominato la vicenda della filosofia, è qualcosa di cui non sappiamo nulla, e però il romanticismo, ripeto, ha fatto la sua bandiera, no? Nostalgia dell'origine, dell'acqua, della fonte. Nessuno sa cosa sia questa origine, nessuno l'ha frequentata. E però abbiamo nostalgia dell'origine. Interessante questo, noi abbiamo nostalgia di qualcosa che non sappiamo nulla. E forse questo non sapere nulla di ciò di cui abbiamo nostalgia dice molto di ciò di cui abbiamo nostalgia. E c'è ciò di cui sappiamo di non sapere nulla. Un signore si aggirava per le strade delle polis, rompendo le palle a tutti, ma tu cosa pensi? Cos'è il bene? Cos'è la giustizia? È arrivato. No, si aggirava, faceva domande, interrogava. E poi c'è la famosa espressione che tutti abbiamo imparato. Chi è Socrate? Colui che sa che non sa bene. Ah, che bello, il filosofo. E poi fa finta, no? E pensa di sapere tutto, no? Dice, no, cosa so? Di non sapere. Fa un conflitto modesto il filosofo, no? Anche se in realtà, guardate che io lo dico per alleggerire questo incontro, ragazzi, siamo reduci da ore di tensione speculativa, divertiamoci un po'. Io ho in mente di fare un fumetto, prima o poi lo farò. Lo voglio proporre a Walt Disney, non a voi che non c'è più, ma alla ditta Walt Disney. Non rubatemi l'idea, adesso è anche registrata mia, per un nuovo personaggio della famiglia Disney che sarà Paperocrate, bello Paperocrate, che al contrario di Socrate non sa di sapere, bellissimo, lo sa tutto ma non lo sa, sarebbe fantastico, se Disney lo sa, mollo San Raffaele, lo faccio i miliardi, però intanto siamo qua. No, scherzo un po', perché la storia dell'origine, quindi via il tema dell'acqua, è quanto mai interessante. Io credo che si debba smetterla, il tema, anzi, un po', si debba smetterla di dire, ma io non so, ma diciamo, ma questo è veramente una forma estrema di sapere. Non so. Ma cosa sto negando? Cosa sto negando di sapere? Ma per negare il sapere, qualcosina del sapere devo sapere, se no cosa nego? So di non sapere. Sai tanto da sapere, addirittura lo neghi. E insomma è una figura secondo me straordinaria, perché Socrate in questo modo indica, io potrei dire, personale assieme assoluto, indica proprio la struttura dell'originale, altro che l'umiltà di Socrate, sta indicando la struttura dell'originale. E l'acqua è la figura, è una delle figure dell'originale. Quanti miti ne ha citato un po' lui, io ne cito qualcuno, io invece faccio riferimento al mito del Narciso, uno dei più noti, anche mia zia sa cos'è Narciso, forse. Narciso si spiega
beh, ya sapete tutta la storia, siete tutti adulti e vaccinati, mi sarebbe bella racconti. Ma cosa accade a Narciso quando si innamora della propria immagine riflessa sull'acqua? Accade che, come dire, si ritrova vittima di un radicale fraintendimento. Egli appare a se stesso come altro da sé. Poi naufraga, sappiamo, sono varie versioni, naufraga, che scopre, sperimenta, che quell'altro non è altro, a posto del procedimento, è un non-aliud. Lo scrivi qui, esce dal torpore, non-aliud, è un altro, ma si è innamorato di questo non-altro nella misura in cui gli appare come altro. Ecco l'ingannevolezza dell'acqua. Sulla superficie dell'acqua ci riflettiamo. Grandiosa metafora dell'acqua, e poi parleremo, spero un po', senza leggere sfiniti troppo, dell'arte contemporanea. Gli specchi di Pistoletto sono una metafora dell'acqua, sono acqua artificiale. L'acqua è specchio. Pistoletto fa queste grandi superfici specchianti sulle quali incolla delle figure a misura naturale, ma sulle quali lo spettatore vede riflessa la propria immagine. E in qualche modo crede di entrare nell'opera, questa è la bufala, è l'opera che gli prende, perché tu che entri nell'opera. E l'immagine che vede tu sei tu. Infatti, sappiamo tutti per esperienza banale, personale, che quando ci vediamo in una fotografia quasi sempre. Che brutta foto, no, non sono mica io questo. Che brutta foto. Adesso vi racconto una storia che non dovrei raccontare, che è privata, ma io la racconto perché sta bene. Un filosofo molto famoso, molto, internazionalmente famoso, doveva partecipare a un panta che avevo all'estetoria insieme a Raffaella. Era il primo che è stato convocato, poi alla fine l'ha menata per un po', sì, bello, facciamo le foto per la sua, un po', sapete. Poi dopo un po', ma in queste foto non mi piacciono, le bisogna fare, a parte che quelle foto ti migliorano enormemente, quindi sono ingannevoli, tu non sai così, molto peggio, ma lui si pensava di essere venuto fuori male, ma noi siamo abituati a vederci sempre specchiati sullo specchietto che abbiamo in bagno, a meno che non viviamo in una grotta, ma abbiamo tutti lo specchietto in bagno, ci specchiamo ogni mattina, io faccio così intanto a volte, ci guardiamo, ci sistemiamo. E poi ci diamo la foto e ci sorprendiamo, perché noi ci vediamo sempre per come non siamo. Lo specchio ci restituisce un'ingannevole immagine di noi stessi. Quindi quando invece la foto ci restituisce la vera immagine di noi stessi, non rovesciata, ci sorprendiamo. Questo è il punto, no? Quindi l'acqua inganna. L'acqua inganna, ma è un inganno come quello di Socrate, no? Che dice tutta la verità e nient'altro che la verità. Dice, per citare uno che cito spesso, che mi piace molto, che è lo Iago di Shakespeare, dell'Otello, questo grande genio del mare, ma disastro del mare, mica tanto. E dice: io non sono quello che sono, io so di non sapere. Noi siamo questo. Quando vediamo negata la supposta identità, la supposta determinazione positiva che ci attribuiscono, che ci attribuiamo, facciamo esperienza di un inganno, paradosso di paradossi, massimamente veritiero. Ci restituisce il fatto che non siamo quello che crediamo di essere. Tutti abbiamo una qualche idea di noi. Io, per esempio, vedo di essere molto figo,
il filosofo intelligente della scena oggi, un trombettista che a cui Miles Davis fa ridere, scherzo, prende in giro, spero che abbia capito, e sa, sa mai, e, però poi alla fine quello che mi viene restituito dall'esperienza può essere anche tutto quello che credo di essere, non so, anzi probabilmente non lo so, di tutto quello che posso credere di essere, quegli altri mi fanno credere che io sia, non lo sono. Quindi un inganno che dice ciò che io sono veramente, cioè mi restituisce in, diciamo così, libera dalle superstizioni, per dirla a Carlo Segni, che viene evocato ogni tanto, le superstizioni che dominano le nostre esistenze, tra cui quella di essere qualcuno o qualcosa. Quindi, strana cosa è, ascoltiamo delle parole un po' più alte delle mie, non tagliete perché è banale, lo sapete a memoria, ma magari un testo che forse conoscete meno. Bellissimo testo, un grande artista, Leonardo da Vinci, ha dedicato all'acqua, delle acque. Io poi parlo dell'acqua, una sola, io ho scritto delle acque. Testo che vi consiglio di leggere, acqua, dice Leonardo, è infra i quattro elementi il secondo mentre di seconda volubilità. Questa non ha mai requie, insino a che si congiunge al suo marittimo elemento, dove non essendo molestata dai venti, si stabilisce e riposa con la sua superficie equidistante al centro del mondo. Bellissimo. Una delle tante citazioni di Leonardo. L'acqua sgorga da una fonte, ma come tutti sappiamo da piccoli, acqua poi, tutte le acque vanno verso il mare. Lo sapete anche meglio che il Moby che nelle prime pagine racconta una scena bellissima, grande testo metafisico, Moby Dick, da Maria Bianca. Cioè nelle prime pagine nessuno cita mai che si parla di acqua, che si parla delle grandi questioni teologico, metafisiche, ma a un certo punto Ismaele lì racconta, era l'unico superstite di questa avventura, e nella metropoli dice, ma era strana, ma tutta la gente, che succede anche qua, anche voi siete vittime di questa cosa, ogni mattina alcuni di voi che la fanno? Scendono e vanno al mare, dice tutta la gente va verso il mare, appena può va verso il mare, cosa strana, diceva me, così è attraverso il tuo personaggio. L'acqua del mare ci attira irresistibilmente, noi, ma anche le acque che scorrono dalle fonti, vanno tutte come se solo nel mare potessero trovare finalmente casa. È interessante perché il mare, ah, poi c'è, scusate, un altro episodio che voglio contare, a un certo punto Ismaele dice anche, fateci caso. Se vi trovate con una compagnia di persone in mezzo al deserto e per caso tra di voi c'è un metafisico, strano, quasi non è, siamo nel deserto, quattro disperati e in mezzo un metafisico, sai cosa si fa nel deserto, un metafisico, però vedrete che questo metafisico dice, meglio, individuerà subito, vi porterà verso dei corsi d'acqua. Metafisico, l'acqua. E c'è questo richiamo incessante di tutte le culture, di tutte le espressioni letterarie. Il metafisico è attratto, vi guiderà verso l'acqua. Metafisico. Appunto perché l'acqua, come dire, che va verso il mare, cerca che cosa? E cerca quella condizione, di cui il mare è una grande metafora, che è la condizione che è insieme di quiete e movimento incessante.
non è la quiete che procura putrefazione, quella della pozzanghera, dello stagno. Il mare non è mai fermo, il mare è continuamente in movimento, eppure insieme rappresenta e ci dà l'idea della grande quiete. Insomma, come se l'acqua non potesse fare a meno di tornare a casa scendendo verso il mare, perché solo nel mare vive appunto quella situazione in cui diventa impossibile distinguere, separare l'acqua qua, il mio corpo basso sente nostalgia della vita. Quindi bene, dice il mare è la casa dell'acqua, perché la casa dell'acqua è cosa? È quella, ancora una volta, indeterminatezza che rende impossibile dire il mare è movimento o il mare è quiete. Questo out-out viene messo in questione dal mare, e l'acqua va al mare perché è quello il suo senso originario. E infatti è un'acqua che non procura putrefazione, che non va in malora. L'acqua poi è legata, mi sarebbero molti riferimenti, ma adesso voglio farla lunga ma non troppo, è ciò che fa vivere le piante, le cose, tutte abbiamo qualche piantina a casa, no? Ogni tanto ci mettiamo l'acqua, no? L'acqua fa vivere, ma perché fa vivere? Sì, fa vivere tante cose, fa vivere anche il sole, fa vivere tante cose, fa vivere. Ma l'acqua è proprio espressione in quanto tale del movimento. Diciamo, perdere era finito la solita citazione da settimana enigmistica, ma l'acqua è movimento, ma vita, ragazzi, è movimento, nient'altro che movimento. Perciò l'acqua non può stare ferma, perché come qualcuno ha detto, l'unica, come dire, stabilità, vera stabilità è quella dei camposanti. La pace perpetua è quella dei camposanti. Invece dove c'è movimento c'è vita, e l'acqua è quel movimento che non ci fa mai essere ciò che finiamo per credere di essere. E se ci pensate, anche a riferimento teologico, insomma, essenziale nella sua paranità, nel senso che no. Sant'Agostino, quando parla del tempo, le confessioni, c'è un libro che è noto, se ci pensate sta restituendo il tempo, l'idea di tempo attraverso un'immagine che sembra proprio quella dell'acqua, l'acqua del battesimo. E cosa fa il tempo? Il tempo, proprio andando all'essenziale, fa essere ciò che non è. Cos'è? È il passato che non è più, è il futuro che non è ancora, e basta. Dice, ma il presente si è dimenticato, non è il presente. No, Sant'Agostino si spiega che il presente non è altro che l'apparire del passato e del futuro, il venire all'essere ciò che non è. Il presente non è altro che questo, è fatto di passato e di futuro. La mia storia, la mia memoria, le mie attese, le mie paure per il futuro, questo sono io, siamo noi, questa è l'anima. Ma non è come pensa il mio grande maestro, immenso maestro, che porta all'essere le cose che erano nella vasca del niente, cioè il nulla, poi le cose vengono gettate con una paletta da spiaggia sull'essere. Ma che film è quello? Le cose che vengono dal nulla vanno all'essere. Ma che film stiamo vivendo? C'è Sant'Agostino, ha capito perfettamente che non è che il non essere sia alle nostre spalle e davanti a noi,
il non essere ciò che è, punto. Non c'è altro che quel che non è, passato e futuro. Non c'è altro che questo. E allora, ecco, l'acqua, ciò che accade, forse lei, ciò che accade, è l'essere ciò che non è. Nient'altro. E allora, non è che l'essere si sovrapponga al non essere, cancelli il non essere, è il venire alla luce di ciò che non è. Che ciò che non è nel passato è tutto qui, nient'altro che qui nel presente, che non è un piccolo spazio, è l'intrascindibile. Questo è l'acqua. Noi nasciamo nell'acqua, lo sappiamo, ma non siamo mai usciti da questa superficie che rovescia tutto, che mostra l'essere di ciò che non è, e di ciò che non è si mostra il suo è, appunto, questo è l'acqua. E perché io leggo un po' di pagine, non vi racconto tutti i miti, le ninfe, le tre. Andiamo a due cose importanti, secondo me, più che mille figure, mille storie bellissime, ma perché io dico, guardate che l'acqua è la grande metafora dell'arte. A parte il fatto che molti artisti, ma non è questo il punto, non c'entra niente, certo. Leonardo parla dell'acqua, la dipinge bene, ma buona parte di Smithson, che io cito, un grande esponente della Land Art, fa installazioni sul mare. Il mio amato, insomma, un po' lavorato, Joseph Beuys, vedeva nell'acqua, la prima parola che sente quando sapete che Joseph Beuys, artista tedesco, viene durante la guerra, lui era dell'esercito tedesco, viene bombardato, viene mitragliato, il suo aereo cade, si salva miracolosamente. Beuys, però viene salvato da un gruppo di tartari che lo custodiscono, era anche morto, ma loro, coprendolo di grasso, di acqua, strani scuri di roba, lo fanno tornare in vita. Era vivo, ma insomma, lo fanno riprendere. E lui ricorda sempre che la prima parola che questi tartari gli dicono è boda, mi ricordo in linguaggio loro. Prima parola che sente è l'acqua. E voi, sapete, le sue opere hanno come elemento fondamentale non solo l'acqua, ma l'acqua è uno degli elementi fondamentali di Beuys. Ho letto questo letto della città, specchio, ma è acqua quello specchio. Ma al di là di questo, esempi di artisti che hanno lavorato sull'acqua in modo specifico, ma perché io dico che l'acqua è la grande metafora dell'opera d'arte? Quella che io chiamo, titolo del mio libro, la dove faccio pubblicità, l'ingannevole bellezza dell'arte, a che fare con l'acqua. L'arte inganna per tanti motivi, ma è un inganno anche questo dell'arte, massimamente veritiero, perché restituisce le cose alla loro arte. Il filologo tira fuori discorsi, l'arte, perché siamo più concreti, cosa fare quando fai un'opera, sì, posso dire quello che faccio, ma in che senso, che si può spiegare, non è una roba così evocativa, restituisce le cose all'arte perché le restituisce, il paradosso dei paradossi, a quella indeterminatezza assoluta che peraltro le fa apparire nella loro irriducibile singolarità. Le cose dell'arte hanno queste caratteristiche innanzitutto. Sappiamo già, ma è bene ricordarlo, l'hanno detto molti filosofi, non me lo invento io, ma va portato a fondo questo discorso. Le opere dell'arte, come dire, vedono in quanto artistiche, negata
negati tutti i loro significati. Non certo bisognava aspettare Magritte per capire questa cosa qua, che ci scrive in modo che siamo un po' scemi, cioè ve lo faccio vedere bene, fa una bimba, scrive questo, non è una bimba, ma non è Magritte che se lo inventa, l'arte ha sempre fatto questo, ci ha fatto vedere madonne che non sono madonne, asinelli che non sono asinelli, montagne che non sono montagne, la montagna di Cézanne non è una montagna, e cos'è? Errore, ripassi al prossimo esame, errore, non lo dico che non è una montagna, sto dicendo che è qualcos'altro, questo è il punto, non è che Magritte abbia fatto il furbetto, questa è una pipa perché in realtà c'è un significato più profondo, in questa pipa c'è la verità dell'essere, cioè no, questo non è una pipa, punto. E allora ecco che l'arte è un inganno perché ci mostra cose che non sono come sono, ma noi spesso fruttori dell'arte siamo tenti, andiamo a vedere le mostre che giustamente lo faccio anch'io, sono ebete anch'io, ma io sapete che siamo ebete, andiamo là, ci chiediamo ma cosa significa questo quadro, ci leggiamo la didascalia che c'è accanto, questo quadro Matisse l'ha fatto nel 1909, quando aveva mal di pancia, no, non lo so, quando dopo avrei visto Picasso, ah, ho capito, qui Magritte sta rappresentando una finestra che vedeva dal suo studio, si è capito, e quindi, e lo vedo via con una finestra, no, e quindi, e il problema è che quando andiamo a vedere le opere d'arte, possono essere anche musica, ascoltiamo, anche con la pittura, con la poesia, tutto. In realtà l'effetto destabilizzante che ha l'opera, se è una vera opera d'arte, è quella che sperimenta un grande protagonista di una grande operetta di Balzac, il capolavoro sconosciuto, l'avete letto? Ogni giorno lo leggete sicuramente, compratelo per chi non l'avesse letto. Tira la moneta, per Piras, invece che mettere Pinocchio da Pinocchio lo diceva, anche poi l'avevo conosciuto, sicuramente. E è un raccontino breve di Balzac, siamo dell'Ottocento, che è incredibile, e ci mostra quello che sta dicendo nell'Ottocento. C'è la storia di questo Frenhofer, questo artista adorato, considerato un grande, un gigante, e due suoi ammiratori giovani che ammirano le sue opere, i suoi quadri, pazienti, no? E vanno nel suo studio, no? Come i giovani vanno a trovare il professor Vittiena, il professor Goda per imparare, vanno al loro studio, vogliamo discutere, avrei un problema da porre, e Vittiena, basta, con problemi da porre, ho altre cose da fare, un po' di... No, e così questi andavano dal loro artista, dal loro maestro, e erano affascinati, però da un po' di tempo avevano visto nel suo studio che c'era un'opera ricoperta da una tela, da un tendaggio coperta, e erano curiosi, maestro, ma no, questa opera non la faccio vedere a nessuno, e impazziscono chiaramente, perché questo era il capolavoro su cui stava lavorando da anni in Frenhofer, no? Allora, se già i quadri che ci sono in studio che possiamo vedere sono così belli, così fantastici, cosa ci sarà mai sotto quella tela? Era impazziti, alla fine non vi racconto tutta la storia, se no poi leggete quel libro, e alla fine scena magna, finale bellissima, scopre il quadro, tira via la tela, e la descrizione che fa Balzac è antelitta qualche tempo prima un quadro di Jackson Pollock. Perfetto. I due ammiratori, giovani artisti, che si guardano e dicono: è impazzito? È impazzito il maestro? Dice: vedete, questa non è questa. E loro dicono: ma qui non c'è niente. Niente questo quadro.
e Fraunhofer, la scena bellissima che non mi racconto perché la vedrei già da. E alla fine lui comincia a delirio, no? Cioè, io ho lavorato per anni per fare niente, niente fatto. E quel niente era per lui la vita, era la vita, era, vedete la pelle di questa donna, la donna, è questa cosa, colori fuori, macchie di colore. E lui vedeva la vita. Questa è l'arte, ma non è il quadro di Fraunhofer o il quadro di Porco. Il punto è come si cerca di spiegarci Marcel Duchamp, che tutta l'opera d'arte è questo. Noi invece siamo soliti ridurla, addomesticarla a significati miserni. L'opera d'arte è acqua, è l'indeterminatezza dell'acqua, che però appunto rende quell'opera, proprio in quanto non spiegabile, non significabile, assolutamente imparagonabile. Perché paragonare, appunto, vuol dire in qualche modo definire, determinare. Quell'opera è l'indeterminabile. Quindi paradossalmente indeterminabile, quindi la orizzonte, l'apero, però assolutamente irripetibile, unica. Questo è l'acquaticità dell'arte. Un'arte che però ci inganna sempre, perché, ecco qua, il fatto di non essere una Madonna da parte di quella Madonna non cancella la Madonna. Vediamo la Madonna in quel quadro, come se non la vediamo. Questo è il punto. Quella negazione non cancella ciò che ne è. Questione. E cosa accade in questo non cancellare, negando senza cancellare, questo negare non cancellando? Cosa accade? L'aufremo. Ma per l'amor del cielo! Ma per l'amor del cielo! Non c'è nulla di più di quello che si vede. Questo è il punto. Non è un inverare. Il concreto, l'astratto che si fa con me. Quella Madonna che non è una Madonna, non è o una Madonna perché la vedo. Non c'è nulla di più di ci. Giriamo la tela, quella c'è dentro, c'è un segreto, c'è una macchinetta, un motorino, no, c'è niente. Il fatto che non sia una Madonna non aggiunge nulla alla Madonna che si vede. Questo è enigmatico e non aggiunge nulla. Quando l'acqua ti restituisce l'immagine di Flesch che faceva impazzire Cartesio, no? E il bastone, ma non è che, come dire, ci faccia vedere qualcos'altro. No. Quello che vediamo, lo vediamo davvero. Quindi, questa è la sfida. Cosa accade quando quel significato, quell'immagine che appare secondo quel significato, che la riconosciamo, che la studiamo, secondo l'iconologia, secondo i modi di rappresentare il 500, il 600, il 300, la prospettiva, la non prospettiva, la studiamo, siamo tutti bravi. Ma dopodiché, la domanda direbbe un vecchio presentatore di altri tempi, sorge spontanea. Ma cosa comporta il fatto che quella Madonna non sia una Madonna? Se poi c'è la Madonna, è tutto. E noi siamo lì, inquieti, torniamo all'inquietudine, inquieti perché noi abbiamo brama di sapere cosa veramente è quella cosa. Noi vogliamo che ci venga restituita una definizione. Eccola. L'acqua non ci restituisce una definizione, la nega senza cancellarla. Questo è tutto. Allora, ecco perché l'acqua ha potuto avere tutti i significati, contenere in sé gli opposti assoluti, il bene assoluto del battesimo, della purificazione, ma anche la rovina, lo sappiamo benissimo.
Oggi basta una pioggia di 3 mm e c'è subito l'emergenza. Zaia chiama il governo, vuole 100 milioni perché c'è un po' d'acqua, no? Però l'acqua può anche fare disastri. Ma ecco, l'acqua è insieme a queste cose, ma non è che sia insieme a queste cose perché non è né l'una né l'altra. Ma ancora una volta, senza cancellare questa distinzione, questo è il punto. Senza cancellarla, ma potreste dire che l'acqua è solo malefica? No. Che è solo benefica? No. E allora io credo che l'acqua sia una grande metafora, e finisco perché dopo non ne potete più, giusto, andiamo a verci qualcosa. Penso che l'acqua sia la più grande metafora di ciò che forse la nostra tradizione biblica ci dice quando si parla dei Genesi, di quella roba lì che chiamiamo il paradiso. Il paradiso, dove non è che, anche qua, non ci fossero il bene e il male, cioè, ma questo, io ho amici e preti, credenti, che vorrebbero, l'ipotesi è quella di espungere certi episodi biblici che sono un po' vecchi, non funzionano. Ma dai, è un Dio cattivo quello che dice. Allora dice l'albero della conoscenza del bene e del male. Ma non mangiate, vero? Come, cioè, sei sangue, no? E quindi dicono, ma questo non si può accettare. Io non ho capito niente, no? Perché non ho capito che invece il peccato, per esempio, è proprio come dire sporcare quell'acqua. Qual è quell'acqua? Quella in cui non è che ci fosse la notte di tutte le vacche sono nere, è una stronzata, perché la notte di tutte le vacche sono nere è qualcosa di determinato. Ecco, la dimensione in cui il bene e il male non erano ancora visti superstiziosamente. Quando Adamo ed Eva, cioè, la faccio un po' così alla buona, decidono di mangiare, commettono un peccato prima di sapere cosa sono il bene e il male, ma non tanto perché, ma è sadico questo Dio, fagli sapere cosa è il bene e il male, così almeno potranno fare il bene e non fare il male. Loro, come direbbe Kant, determinano il bene e il male, si parlano del male, pensano di poterli scindere. Questo c'è il peccato, non è che erano degli ermiti che si aggiravano come nel film bellissimo di Alain René, La vita è meravigliosa, film bellissimo, in cui c'è questo signore strapparato che vuole costruire una specie di Eden artificiale, no? Dove tutti rincoglioniscono. Sono felici ma sono drogati, quindi no. No, non è che fossero degli ebiti così. E poi cominciano a conoscere. Il gesto è il gesto della separazione. Quella piega che avrebbe la separazione astratta. Questo è il peccato. Non capire che il bene e il male si dividono solo in quanto negativi. Questo è tutto. Pensare di poterli sciogliere da questo stranissimo legame che dice che non sono né l'uno né l'altro ci ha portati a fare quello che facciamo da secoli, no? A, come dire, vivere in un inestinguibile polemos privo di acqua che ci lascerà assetati ancora per i secoli a venire.